Da piccolo mi piaceva fare l'aviatore. Volevo disegnare i cartoni animati. Je voulais être vétérinaire. Mi ricordo uno dei primi lavori è stato la pescivendola, però. My whole life I was dreaming of being an artist. Voyager, ce que je fais maintenant. È il risultato di una passione che ho sempre coltivato fin da bambino. Un bambino molto vivace. La tecnica per farmi star buono era mettermi dei pennarelli e i classici fogli, stavo lì ore tranquillo. Qualsiasi input era la partenza per sognare di poter fare qualunque cosa. I graffiti mi hanno spiegato cosa volevo fare da grande. Non sapevo fare altro. Ho continuato a cercare di svilupparlo e farlo diventare un'attività a 360 gradi. Negli anni 90 ho iniziato a vedere le prime cose in giro sulle pareti ed è stato come una folgorazione. La gente non capiva proprio cosa stessimo facendo, perché probabilmente non erano pronti. Il mio tempo è dedicato al 100%, dalla mattina alla sera, alla mia creatività e alla mia necessità di esprimermi. Ce métier pour être libre. La street art nasce non per fare delle retoriche, devi dire anche dell'altro e far pensare alle persone. Non deve essere solo bella, a volte basta anche un piccolo segno su un muro per far capire, anche una linea dritta può sembrare una cicatrice. O sea, cada persona al final va como a hacer su propia interpretación y su propia apreciación de la obra. Mi piace che ci sia sempre la mediazione tra quello che viene comunicato e quello che viene recepito. Also Kunst ist super wichtig für jeden Menschen. You make it for the people and the kinds of reactions that you get are very direct. Si va oltre quello che può essere, no, il concetto di dire dipingi perché è il tuo hobby, la tua passione. Trasmettere qualcosa attraverso l'arte penso che sia uno degli strumenti maggiori e più elevati che abbia l'uomo a disposizione. People will recognize themselves or get some sort of feeling from the painting. Transforma espacios, transforma momentos de la vida de las personas cuando pasan delante de las paredes. Poter fruire delle opere è alla base del concetto di street art, oltre che dell'arte stessa. Je pense que ça peut favoriser les échanges sociaux et culturels. Dialogare anche con la gente, quindi diventa un punto di confronto. Io noto che hay una demanda real tanto por parte de las instituciones como del público en general y que cada vez hay más aceptación. È come se gli artisti che fanno opere pubbliche avessero una sorta di responsabilità. Che può influenzare molto la società. E lavoriamo tutti per abbellire la città. Quel che a me interessa è comunque creare un impatto gradevole dal punto di vista percettivo. C'est une explosion de couleurs sur un vieux bâtiment, ça permet à un endroit qui était délaissé et un peu oublié de reprendre vie et de revenir intéressant, important comme un totem dans le quartier. Prima non era una forma d'arte prettamente riconosciuta, legalizzata, accettata come adesso, che addirittura è quasi fenomeno di moda, di massa. Si en un muro no estás contando algo, algo que sea que tenga un significado superior al mismo muro, en realidad no estás haciendo nada, estás simplemente decorando un espacio. L'importanza dell'arte pubblica è proprio nella sua fruibilità. Dans les rues, dans les villes, c'est des musées à ciel ouvert maintenant.
E l'intenzione di creare arte ti porta automaticamente a rispettare quella che già c'è. La street art, i graffiti, li vedo come un tatuaggio sulla pelle della città. Questa creatività deve essere una scintilla che nasce anche all'interno della persona che guarda. Questo è quello che io mi aspetto, regalare scintille in modo tale che questo pensiero poi venga portato avanti.